Siamo il deserto, siamo l'arsura, Maranatha, Maranatha. Siamo il vento, nessuno ci ode, Maranatha, Maranatha. Apriti a terra e germina il Salvatore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, siamo ormai alle porte del Natale. Viviamo la quarta domenica di Avvento, il quarto passo che ci avvicina sempre di più alla contemplazione del mistero dell'Incarnazione per ricordare la venuta di Cristo 2000 anni fa, ma soprattutto per disporci ad essere sempre protesi verso l'incontro con il Signore. E in questo momento lo facciamo attraverso l'Eucaristia, quell'Eucaristia che vogliamo accogliere ancora una volta come presenza reale, permanente e salvifica per la nostra vita presente. Ecco perché all'inizio di questa celebrazione, in comunione con tutti i nostri fratelli, soprattutto anziani e ammalati, che pregano con noi attraverso Padre Pio TV, riconosciamo i nostri peccati e chiediamone umilmente perdono al Signore. Signore, che vieni a salvare il tuo popolo dai suoi peccati, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, Figlio dell'Altissimo, generato per opera dello Spirito Santo, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che regnerai per sempre sul trono di Davide, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, Padre buono, tu hai rivelato la gratuità e la potenza del tuo amore, scegliendo il grembo purissimo della Vergine Maria per rivestire di carne mortale il Verbo della vita. Concedi anche a noi di accoglierlo e generarlo nello Spirito con l'ascolto della Tua parola nell'obbedienza della fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emanuele. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco viene. Ecco viene il Signore,
Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Ecco viene il Signore, Re della gloria. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Ecco viene il Signore, Re della gloria. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ecco viene il Signore, Re della gloria. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il Vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle Sacre Scritture e che riguarda il Figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito Figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, per suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti, a gloria del Suo nome, e tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. A tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi per chiamata, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Vergine conceperà e darà alla luce un figlio, a lui sarà dato il nome di Emanuele, Dio con noi. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, il suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio.
A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore. Lodi a te, o Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Cari fratelli e sorelle, come dicevo, siamo giunti alla quarta domenica di Avvento. Sostanzialmente questo tempo sta finendo e ci conduce e ci introduce ormai alle festività natalizie. E in questa quarta domenica di Avvento la parola di Dio ci fa già intravedere quello che sarà il mistero che celebreremo, il mistero dell'incarnazione, della venuta di Dio nel mondo, in Cristo, dell'Emmanuele, colui che pone la dimora di Dio in mezzo a noi. E la parola di Dio, per dirci questo, lo fa attraverso un segno. Quel segno che anche nella notte di Natale ascolteremo, quando gli angeli diranno ai pastori: questo è il segno, un bimbo che giace in una mangiatoia. Il Signore si rivela a noi attraverso tanti modi. Il Signore si rivela a noi anche attraverso tante occasioni e tante persone. Ma quello che è importante innanzitutto considerare è che il Signore si rivela, ci parla, vuole essere vicino all'uomo, all'umanità, ad ogni persona e quindi anche a ciascuno di noi. E la parola di Dio questa domenica ce lo ricorda fortemente, innanzitutto attraverso la profezia di Isaia. In un momento difficile di Israele, in cui re Acaz deve prendere delle decisioni, se allearsi con gli uomini e con gli uomini che non erano fedeli al Dio di Yahweh, o allearsi con Dio, ecco che il profeta Isaia dice ad Acaz di chiedere un segno. Questo re, alla fine, pur nascondendosi dietro un apparente rispetto, dice che non vuole un segno da Dio, perché non vuole disturbare Dio. Ma forse perché ha già deciso che il suo regno e quindi la sua potenza la vuole fondare su se stesso, sulle sue capacità, sulle sue alleanze, sostanzialmente su quelle sicurezze umane attraverso le quali crede di poter effettivamente svolgere il suo ruolo e il suo servizio regale al popolo di Israele, che comunque era il popolo eletto. E allora il profeta Isaia dice: il Signore stesso ti darà un segno. E innanzitutto darà un segno non di potenza, non di grandezza, non di forza secondo una mentalità umana, ma un segno debole, fragile, una vergine che concepisce un segno. Nelle parole di Isaia possiamo già intravedere quello che sarà l'attuazione di questa promessa, quello che sarà il Natale che noi ci apprestiamo a celebrare, dove Dio in sostanza ci dice che Lui viene nel mondo attraverso un segno fragile, ma per riempirci della Sua potenza, della Sua gloria e soprattutto del suo amore, capovolgendo forse i nostri schemi, capovolgendo anche le nostre sicurezze, che a volte si rivelano false, perché anche noi quante volte ci appoggiamo sulle realtà umane pensando di risolvere tutto a partire da noi o a partire da quella che è la realtà umana, oggi soprattutto in una società fortemente piena di sé e fortemente sicura di sé in quelle che sono le certezze materiali. Ma alla fine poi sperimentiamo che in fondo non è così e che forse abbiamo bisogno di qualcos'altro. Ed ecco, anche allora a noi il Signore dà questo segno,
quel segno che contempleremo certamente nella notte di Natale, ma che ogni volta che noi viviamo profondamente la nostra fede, dobbiamo considerare che Dio ci parla e ci parla forse attraverso quei segni che noi non attendiamo, quei segni sui quali noi non contiamo e che potrebbero sembrare agli occhi umani segni fragili, deboli. Alla incredulità, possiamo dire, del re Acaz, il Vangelo contrappone invece la figura di Giuseppe, una figura che potrebbe sembrare secondaria nella rivelazione di Dio e nella storia della salvezza in rapporto soprattutto alla nascita di Gesù. Ma Giuseppe è un protagonista, è colui che ha partecipato attivamente, collaborando con la Vergine Maria, al progetto di Dio. E se vogliamo, come ci parla oggi il Vangelo, ha collaborato pienamente al sogno di Dio, quel sogno di rivedere un'umanità redenta, un'umanità rinnovata e rigenerata, un'umanità sulla quale potesse essere cancellato il peccato originale e potesse essere anche rimpressa in maniera profonda quella immagine e somiglianza di Dio che solo Lui può dare e solo attraverso Cristo, Figlio di Dio, potevamo accogliere e ricevere come dono. Ed ecco perché Giuseppe è una figura straordinaria, anche se allo stesso tempo discreta e possiamo dire silenziosa. La sua figura è definita dal Vangelo di Matteo come una figura di uomo giusto. Ma che cosa significa essere giusto nella fede ebraica e, se vogliamo, anche nella fede cristiana? Significa vivere la fede, vivere la vita con la fede, vivere la vita interpretando i segni di Dio nella fede, vivere la vita affidandosi a Dio anche là forse dove il progetto di Dio non appare chiaramente, ma con la fiducia e la fede affidarsi a Lui, perché dove Dio arriva, arriva la vita, arriva la salvezza, arriva l'amore. Ed ecco allora in questa figura singolare che definita giusta ci ricorda che la giustizia non si fonda su se stessi né tantomeno, come dicevamo, sulle proprie forze, ma sulla capacità di leggere in profondità i segni di Dio, quei segni per i quali si richiede innanzitutto la discrezione di Giuseppe, questa figura che potremmo dire quasi non appare ma che pure c'è, questa figura che dà la dinastia allo stesso Gesù, lui è figlio di Davide e quindi assicura questa trasmissione della fede dei padri che deve portare all'avvento del Messia, questa figura che con la sua serietà ma anche con la sua responsabilità non è una figura severa ma è una figura carica d'amore che sa comprendere la situazione del momento, i segni che Dio gli ha inviato, che sa capire che anche nelle situazioni difficili ci sono dei criteri di discernimento nella fede dove non si tratta di far del male, ma comunque di compiere il bene, di non ripudiare Maria pubblicamente, ma di farlo in segreto, pur nella capacità di leggere la legge secondo quella fede antica, ma disponibile a riviverla nella realtà nuova del mistero che gli viene rivelato. Ed ecco allora che Dio gli parla. Dio gli parla nel profondo, gli parla nel sogno, perché i segni di Dio non sono potenti come noi potremmo pensare da un punto di vista umano, ma sono profondi. Non sono arroganti, ma sono umili e semplici. Non sono, come noi potremmo pensare, straordinari, ma sono ordinari nella nostra vita, dove anche un sogno ci può parlare. Perché Dio parla al cuore, perché Dio parla nella profondità del nostro essere. Dobbiamo essere noi a riprendere le stesse prerogative di Giuseppe per poterle cogliere tutta la pienezza e il senso. Innanzitutto il silenzio. Quel silenzio che non è lontananza da ciò che si vive, quel silenzio che è eloquente, perché lascia parlare Dio,
perché lascia scendere in profondità nel proprio cuore la parola di Dio, perché è capace di cogliere nell'assordante confusione delle parole che si dicono l'unica parola di Dio, quella parola che si incarna, si è incarnata e continua ad incarnarsi nella nostra vita per essere parola vera, parola viva, parola che diventa l'Emmanuele, il Dio con noi, il Dio che ci è prossimo. Ed ecco perché da Giuseppe e da San Giuseppe dovremmo imparare il silenzio, quel silenzio che dovrebbe riempire un po' non solo i nostri momenti spirituali in chiesa, ma anche le nostre giornate, le nostre relazioni, in modo tale da vivere davvero la vita con uno spirito di fede, dove la dispersione, il chiasso, il frastuono non fa che confondere e confonderci. Lo vediamo a tanti livelli, a livello umano, a livello sociale, a livello politico. Quante parole. Giuseppe non dice una parola nel Vangelo. Giuseppe non dice parole. Anzi, non possiamo nemmeno dire che è di poche parole perché non ne dice alcuna. Ma Giuseppe, a partire dall'accoglienza dell'unica parola vera e certa, che è la parola di Dio, è un uomo di parola. E cioè fa sì che la parola di Dio diventi per lui realtà viva e concreta per realizzare non il suo sogno, né tantomeno possiamo dire le sue illusioni, ancor più anche il suo desiderio di giustizia in una situazione che gli appare oscura, ma che nel segno che Dio gli dà diventa comunicazione di un dono e di una salvezza che lui accoglie, perché Dio possa essere con noi e per noi, l'Emmanuele. E allora, fratelli e sorelle, avvicinandoci al Natale del Signore, recuperiamo queste dimensioni che dovrebbero far parte sempre della nostra vita, la discrezione, il silenzio, la fede con la quale dobbiamo saper cogliere i segni a volte impercettibili che Dio ci dà. Solo questo ci permetterà di essere come Giuseppe, cioè di fare quello che la parola di Dio portata dall'angelo ci dice di fare. E questo ci permetterà di aprire i nostri occhi a quel segno che fra qualche giorno contempleremo. La Vergine concepirà e ci darà un figlio che sarà chiamato l'Emmanuele, il Dio con noi, il Dio che rimarrà per sempre con noi. Sia lodato Gesù Cristo. Con gli stessi sentimenti di San Giuseppe professiamo anche noi la fede nel Cristo che viene. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, scese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, incarnato del Figlio della Vergine, e si è fatto uomo. Crocifisso per noi sopra Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono. Aspetto la risurrezione dei morti. In questi ultimi giorni che ci separano dal Natale, chiediamo al Padre che ci renda capaci di accogliere in modo degno il dono incomparabile che ci ha fatto suo Figlio Gesù, nostro Salvatore. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Perché la Chiesa sia pronta ad accogliere il Signore che viene con fede viva, testimoniando al mondo la bellezza del messaggio evangelico di salvezza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché le nostre famiglie fondino i rapporti tra i vari membri sui valori del Vangelo attraverso atteggiamenti di condivisione e comprensione fraterna. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché i genitori che preparano la festa del Natale alimentino nei figli il vero senso della venuta di Cristo Signore, trasmettendo loro sentimenti di carità e comprensione verso il prossimo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché la nostra comunità, attraverso l'ascolto della parola, sia pronta ad accogliere il Salvatore con gioia e letizia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Le preghiere che ti innalziamo, Padre, in unione con Maria, affrettino la venuta del tuo Figlio tra noi e ci ottengano di vivere questi giorni di attesa come ritorno alle sorgenti della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. Accoglio, Dio, i doni che ti presentiamo all'altare e consacrali con la potenza del tuo Spirito che santificò il grembo della Vergine Maria. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore il nostro Dio. È veramente giusto rendere grazie a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. Dall'antico avversario venne la rovina,
dal grembo virginale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli ed è scaturita per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria. In lei, madre di tutti gli uomini, la maternità, redenta dal peccato e dalla morte, si apre al dono della vita nuova. Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia in Cristo nostro Salvatore. E noi, nell'attesa della sua venuta, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, osanna. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, oh Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua bontà. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
San Giuseppe, suo sposo, con gli apostoli, i santi Francesco e Chiara d'Assisi, San Pio da Pietrelcina e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace. La pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Preghiamo. O Dio che ci hai dato il pegno della vita eterna, ascolta la nostra preghiera. Quanto più si avvicina il gran giorno della nostra salvezza, tanto più cresca il nostro fervore per celebrare degnamente il Natale del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio e di attendere il suo avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita. Amen. Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Amen. Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.